Il sostituto procuratore generale della Cassazione ha chiesto ed ottenuto la conferma degli arresti domiciliari per Emilio e Nicola Riva e per Luigi Capogrosso, ex direttore dello stabilimento Tarantino. Oggi il GIP Todisco potrebbe esprimersi sulla richiesta di dissequestro dei prodotti finiti e semilavorati. La tensione all'Ilva resta altissima e da oggi l'ingresso della palazzina della direzione è inaccessibile. Chi vi lavora è costretto ad entrare dalla portineria A. Il mancato dissequestro dell'acciaio, il cui valore commerciale dopo 6 mesi è calato del 40%, è causa della mancanza di liquidità da parte dell'Ilva, che nel frattempo ha perso diverse commesse. Di conseguenza vi è incertezza assoluta sugli stipendi di febbraio e la cassa integrazione potrebbe toccare anche ad altri operai. Il prefetto di Taranto incontra oggi i sindacati. Intanto un biomonitoraggio su allevatori tarantini e donne in età riproduttiva conferma l'esistenza a Taranto di una contaminazione della catena alimentare, in maniera particolare nelle aree vicino alla zona industriale. I dati dello studio condotto dall'Istituto Superiore della Sanità nell'ambito del progetto LIFE 08 Women Biop sono stati diffusi dal direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Taranto, Michele Conversano. Gli agenti del commissariato di Martina Franca hanno arrestato e sottoposto ai domiciliari il 21enne pregiudicato Andrea Luprano, ritenuto responsabile insieme ad un complice appena 18enne di furto in abitazione. Dopo il furto in un appartamento del centro storico di Martina avvenuto a dicembre scorso, gli agenti nel conseguente sopralluogo trovarono sul pavimento della stanza da letto una chiave codificata di un'autovettura Volkswagen con annesso telecomando. Le indagini hanno permesso l'identificazione del proprietario della chiave, ovvero del ladro che si era introdotto nell'appartamento. Individuato anche il complice che è stato denunciato e recuperati gli oggetti in oro rubati che erano stati venduti ad un esercizio di compravendita di oro in provincia di Bari. Gli agenti del commissariato di Manduria hanno fermato un cittadino senegalese mentre era alla guida della sua auto e nell'ispezione sono stati trovati numerosi capi di abbigliamento recanti i marchi di Note Griff contraffatti. L'uomo è stato denunciato per commercio di prodotti contraffatti e ricettazione. La merce è stata sequestrata.